derby del Sangro Aventino al comunale di Monte Marcone, con due squadre chiamate a fare risultato per risollevare le rispettive classifiche. La Val di Sangro, che sta attraversando un momento difficile, pagato anche con una vistosa scivolata in classifica, deve tornare a vincere per ridare un senso alla propria stagione, e la società ha cercato di porvi rimedio con una serie di movimenti di mercato che hanno consegnato a Mister Bisci diversi elementi di valore, a fronte di alcune partenze eccellenti, Bassi e Caporale su tutte. Dall'altra parte c'è la Casolana, che sta rispettando parzialmente i pronostici di inizio stagione, ma con la zona salvezza che dista soltanto un punto. I gialloblu del neo mister Di Cencio, ex di turno, hanno dei piacevoli ricordi su questo impianto, avendo conseguito la salvezza nello scorso campionato al culmine della drammatica gara di play-out con il Piazzano. E il feeling dei gialloblu con il comunale si conferma anche in questa occasione, visto che al primo affondo dalle parti di Serrapica la Morgia pesca il jolly dal limite e infila irreparabilmente nel sacco. I sangrini reagiscono fulmineamente, ma il primo episodio significativo è relativo a un provvedimento disciplinare non condiviso dai locali, che in seguito al fallo di Silva su Cossiaco invocavano il rosso ai danni del difensore casolano per un presunto fallo da ultimo uomo. Ma per il fischietto pescarese non si tratta di infrazione da punire con l'allontanamento definitivo, con il numero 3 ospite che riceve il cartellino giallo. I sangrini insidiano spesso la retroguardia ospite, ma il risultato non si raddrizza. Al 14esimo Napoli preferisce rifugiarsi sul fondo per evitare altre noie sul perfido fendente di Carpinetta dal vertice d'area. 5 minuti dopo Dorazio si divincola a fondo campo e riesce a scodellare un pallone invitante in area casolana con il tentativo di rovesciata di Di Biase che non va a buon fine. I ragazzi di Mister Di Cencio si fanno rivedere al 25esimo, quando Peralta prova ad elevarsi sul traversone dalla destra di Cola Battista, ma Serrapica è sul pezzo e non si lascia sorprendere. I biancazzurri del presidente Rucci si rendono protagonisti dell'ultimo scorcio di frazione con il tiro cross di Dorazio, sul quale prova ad intervenire Carpinetta senza riuscirvi. La frazione va a concludersi con l'intervento distinto di Napoli, che azzera la temibile incornata da due passi di Dorazio. Alla ripresa dei giochi Carpinetta scambia con Cossiacov e cerca la porta dal limite d'area, ma la sfera si spinge a fondo campo. Prima della mezz'ora la truppa gialloblu si fa vedere nell'unica incursione significativa del secondo parziale, ma Serrapica intuisce le intenzioni del neoentrato Di Falco e abbranca la sfera vanificando l'imitante suggerimento di Ammar. I biancazzurri cingono d'assedio la metà campo casolana negli ultimi 20 minuti della contesa, alla ricerca della rete del pareggio che non vuole arrivare. Al 32esimo Dorazio calcia dal limite ma senza particolare convinzione. Al 41esimo ci prova Cossiacov dallo stesso fazzoletto di terra, e anche se la mira è migliore la sfera va ugualmente a terminare la sua corsa a fondo campo. In pieno recupero si segnalano anche i tentativi del maidomo Carpinetta, che sparacchia fuori misura, e di Capitantano, che dal fondo fa partire un ghiotto invito davanti alla linea di porta che Cossiacov non riesce a dirottare in fondo al sacco. Sarà il canto del cigno della squadra sangrina che conferma il suo momento negativo e cede 3 punti fondamentali ai cugini casolani in chiave salvezza. Mister Bisci, oggi sconfitta interna per voi, comunque alla luce di quando visto in campo meritate molto di più. Sì, diciamo che loro, la Casolana è venuta qui a fare la loro partita, e purtroppo è un periodo che stiamo lì davanti, ci capitano diverse occasioni, non riusciamo ad avere la zampata giusta. Ma i ragazzi comunque hanno dato il massimo, lo so perché è una squadra giovane, può sbagliare l'impatto, può sbagliare l'impatto con la palla vicino alla porta, e questo ce lo aspettiamo. Ci sta andando così in quest'ultimo periodo, dobbiamo prendere, diciamo, di buono quello che facciamo, perché insomma crediamo, come dice lei, cioè meritavamo qualcosa in più, però la partita è finita 0-1 e secondo me dobbiamo cercare di ricompattarci e cercare di capire come possiamo arrivare a concretizzare quello che creiamo. Insomma, questo sta a me lavorare in questo periodo. So che la squadra è giovane e può fare questi tipi di errori, però prima o poi usciremo da questo periodo negativo che ci perseguita, perché anche domenica scorsa 8 volte davanti alla porta non siamo riusciti a fare un gol. Quindi non voglio dire che i ragazzi non danno l'anima, i ragazzi stanno dando l'anima, ci sta girando un po' così, cercheremo di lavorare ancora di più e cercare di riprendere la strada che avevamo intrapreso, che era quella della vittoria, insomma.
Due acquisti per voi in questa sessione, con Colecchia che oggi ha giocato titolare e Fonseca che non ha avuto modo di esordire. Come si stanno ambientando? Diciamo che sono due elementi validi. Abbiamo voluto aiutare la squadra con dei nuovi innesti. Fonseca, diciamo che è uno dei più veterani, stiamo cercando di recuperarlo da un piccolo infortunio. Oggi ho preferito tenerlo fuori per avere un recupero migliore e spero che già dalla prossima settimana possa stare in campo. Comunque si sono ambientati perché già conoscevano il gruppo. Colecchia, diciamo, è giovane, quindi è facile per lui, diciamo, avere un giusto approccio con i compagni, quindi io penso che si sono aggregati bene. Anche in questa settimana li ho visti, si sono, diciamo, ambientati bene, si sono inseriti bene nel gruppo. Adesso vedremo, noi siamo sempre svegli sul mercato, vedremo di mettere in questa squadra altri elementi che ci possono aiutare a crescere. Mister Di Cencio, oggi vittoria per voi in quel di Monte Marcone, come giudica prestazione la sua squadra? Ma oggi diciamo che i ragazzi hanno messo grossa abnegazione, sacrificio, avevamo un po' di defezioni, quindi siamo arrivati un po' con qualche situazione, però insomma diciamo che partita è stata una gara, abbiamo fatto bene i primi 20 minuti, abbiamo fatto il gol, poi devo dire che la Val di Sangro, insomma, ha disputato una buona gara, insomma alla fine poteva anche starci il pari onestamente, però insomma noi siamo stati bravi, domenica scorsa erano stati un po' sfortunati, ci avevano ripreso nell'ultimo minuto e oggi diciamo che siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti dopo 2 pareggi consecutivi, quindi diamo continuità a quello che stiamo facendo con grosso sacrificio per cercare di uscire fuori da questa situazione. Con la vittoria di oggi vi portate avanti in classifica guadagnando ulteriori 3 punti, la prossima contro l'Ortona bisognerà sempre vincere? Ma intanto finiamo il girone di andata, insomma, con questi 19 punti, adesso insomma inizia il girone di ritorno e vincere, l'obiettivo è sempre di vincere, però insomma è chiaro che dobbiamo continuare a dare continuità a quello che stiamo facendo, quindi cercando di fare risultati, poi uno cerca sempre la vittoria, però insomma io sono sempre dell'idea che anche il pareggio è anche sempre un risultato positivo.